Eccomi qua per un primo tutorial di uncinetto. Io oggi farò lo stemma dei Paw Patrol. Un gomitolo di lana chiara e un gomitolo di lana scura. E un uncinetto numero 3,5. E una forbice. Ovviamente anche l'ago da lana. Cominciamo con il lavoro. Una volta aver fatto una prova prima, ho deciso di utilizzare la lana più chiara perché mi permette di farvi vedere meglio il lavoro che sto facendo. Sappiate però che per fare lo stemma dei Paw Patrol abbiamo bisogno della lana scura, quindi non dimenticatelo e non confondetevi. Cominciamo a fare il primo cappietto, ecco qua. Io lo faccio sempre così, mi viene molto semplice. Tiro il filo, inserisco il mio uncinetto e tiro da ambedue le parti, di modo che mi tiro tutto il filo e abbiamo il primo cappietto fatto. Iniziamo il lavoro. 2 catenelle. Nella prima catenella facciamo 2 maglie basse. 1 e 2. Una catenella e giro il lavoro. Nei due spazi che abbiamo fatto prima facciamo altre 2 maglie basse. 1 e 2 nel primo spazio. E altre 2 catenelle nel secondo spazio. 1 e 2. E da qui si comincia a vedere che già c'è il primo triangolino. Faccio un'altra catenella. Giro il lavoro. E faccio 2 maglie basse nel primo spazio, una maglia bassa negli altri 2 spazi e altre 2 maglie basse nell'ultimo spazio esterno. Quindi ricordiamoci sempre che da questo momento in poi gli aumenti che faremo saranno sempre solo esterni. All'interno noi faremo sempre una catenella, una maglia bassa. Facciamo un'altra catenella e giriamo il lavoro. Continuiamo quindi il nostro lavoro facendo 2 maglie basse nel primo spazio. Continuiamo facendone una per ogni spazio centrale e poi le ultime 2 facciamo un altro aumento, quindi altre 2 maglie basse, 1 e 2. Contiamo i nostri spazi, contiamo le nostre maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok. Un'altra catenella. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare gli ultimi 2 aumenti. L'ultimo aumento nell'ultima maglia bassa, 1 e 2. Eccoci qua. In questo momento noi abbiamo 10 catenelle, 10 maglie basse. Facciamo una catenella e adesso contiamo, facciamo una maglia bassa per ogni spazio. Continuiamo così per altri 5 giri e ci vediamo dopo. Quindi adesso dobbiamo andare a fare la parte qua rialzata. Giriamo il lavoro e senza fare la catenella facciamo 3 maglie bassissime nei prossimi 3 spazi. Quindi, eccomi qua, facciamo quindi 3 maglie bassissime nei primi 3 spazi, 1, 2 e 3. Facciamo una catenella
no, 4 maglie basse nei prossimi 4 spazi. 2, 3, 4. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo altre 4 maglie basse. Ecco qua, adesso abbiamo terminato la prima parte del nostro stemma Paw Patrol. Eccomi qui, sono tornata. Vi dico come cambiare colore. Questo filo lo lascio qua perché adesso vi faccio vedere che lo nascondiamo mentre andiamo a fare le maglie basse. Quindi inserisco l'uncinetto nel primo spazio che ho a disposizione, mi prendo il filo colorato e lo passo da questo lato e faccio una catenella. Una maglia bassa nello stesso spazio, tiro il filo, stringo il lavoro e continuo a fare maglia bassa attorno a tutti gli spazi circostanti. Quando si arriva ad un angolo come qua, facciamo una maglia bassa, ricordiamolo sempre questo perché lo faccio sempre quando arrivo ad un angolo, una catenella e una maglia bassa nello stesso spazio, di modo che lo faccio girare ma senza tirarmi il lavoro, sennò verrebbe molto arrotondato. Un'altra maglia bassa nel prossimo spazio e continuo così tutto attorno. Continuiamo così fino a quando non arriviamo a questa punta e vi dico come fare, come procedere. Eccoci qua, siamo arrivati alla punta. E procediamo in questa maniera. Entriamo qua dentro, facciamo una maglia bassa e poi procediamo facendo 2 catenelle e nello spazio della prima catenella entriamo, prendiamo il filo ed eseguiamo una maglia bassissima. Ecco, qua c'è un'altra maglia bassa nello stesso spazio, nella punta, e adesso abbiamo fatto la punta, visto? Attorno a tutta la circonferenza del lavoro, ricordandoci sempre che quando si arriva ad un angolo si fa una catenella e si rifà un'altra maglia bassa nello stesso punto. Continuiamo così. L'ultima maglia bassa nell'ultimo spazio. Entriamo nella prima maglia bassa e facciamo una maglia bassissima, tiriamo il filo e adesso lo tagliamo. Ecco qua il nostro stemma pronto. E qua c'è il nostro stemmino pronto. Adesso passiamo alla forma della zampetta. La zampetta è molto semplice. Facciamo un anello magico. L'anello magico si fa così. Si gira il filo attorno alle dita. Si esce fuori il filo e senza chiudere
si lascia quindi aperto così tenetelo con la mano, si fa una prima catenella nel caso in cui noi volessimo fare una maglia bassa o una mezza maglia alta. Facciamo una catenella ed eseguiamo esattamente 6 maglie basse all'interno di questo cerchio. Siamo arrivati alla 6ª catenella, tiriamo un po' il filo, tiriamo il filo che ci sta dentro, ok, in modo che questa pallina noi riusciamo a chiuderla, lasciamo il filo sotto, tiriamo con l'uncinetto dentro e uniamo il nostro cerchio, quindi una maglia bassissima nello spazio della prima maglia bassa, ecco qua. Tiriamo il filo ed è la prima impronta fatta, l'impronta del ditino, del cannolino. Ecco, io vi consiglio di non tagliare il filo lungo perché magari ci serve per cucirlo sopra qua. Eccomi qui e facciamo l'impronta più grande, quella ovale. Allora, una catenella e andiamo ad eseguire 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, 3 maglie alte, 1, 2, altre 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, e 3 maglie alte, 2 e 3. Stringiamo il nostro anello magico e uniamo il nostro lavoro ed avremo un ovale. Tagliamo il nostro lavoro e anche questa è fatta. Ecco qua la mia creazione. Questo è lo stemma dei Paw Patrol e potete utilizzarlo per decorare qualsiasi cosa voi vogliate, dalle sciarpe ai vestiti, potete utilizzarlo anche per rattoppare dei jeans bucati dei bambini. Vi faccio vedere anche il dietro e questo è davanti. Ok. Vi ringrazio per avermi seguita, se vi piace mettete mi piace nel mio canale, e seguitemi, iscrivetevi, un bacio da Crafty Mari!